Buongiorno, cominciamo dall'ambiente. Ieri in Commissione Ambiente abbiamo audito l'ENI e i sindaci del territorio per la questione delle trivellazioni a Carpignano Sesia. C'è un'ipotesi di un progetto di trivellazioni a Carpignano Sesia per vedere se c'è il petrolio. Quindi loro vogliono fare un pozzo esplorativo, diciamo, per vedere se c'è del petrolio oppure del gas. È un progetto molto impattante dal punto di vista ambientale, per il quale il territorio ha già espresso una decisa posizione contraria. Quindi posizione contraria di tutti i sindaci del territorio e ovviamente anche posizione contraria da parte nostra, da parte del Movimento 5 Stelle. E ieri appunto abbiamo udito sia l'ENI, che è soggetto e proponente, che i rappresentanti del territorio. Va detto una cosa importante, questo progetto è soggetto ad una valutazione di impatto ambientale che è nazionale, però ovviamente la regione nell'ambito di questo procedimento ha una funzione molto importante, che è comunque quella di dare un suo parere. L'ENI ieri ha detto che, indipendentemente dalla valutazione di impatto ambientale che può dare il Ministero, se la Regione si esprimerà in modo contrario, abbandonerà il progetto, quindi rinuncerà all'ipotesi di questi pozzi. Allora, a questo punto noi chiediamo alla regione, quindi alla giunta regionale, non tanto al consiglio, perché è la regione, la giunta che si esprime, di dare un chiaro segnale contrario rispetto a questo progetto e conseguentemente poi all'ENI di essere coerente con quello che ha detto ieri. Quindi fermare assolutamente questo progetto. Vi segnalo poi un evento che riguarda l'istruzione, domani, sabato 11 aprile alle 17, presso le fonderie teatrali Limone di Moncalieri, via Pastrengo 88, sala Leymon, è un evento che si chiama La scuola per crescere insieme. Quindi è un evento organizzato dal Movimento 5 Stelle Moncalieri per parlare, certo, delle tematiche locali, del programma che ha il gruppo locale di Moncalieri, sull'istruzione, ma parleremo anche di istruzione a livello nazionale. Quindi è un evento interessante per tutti. Saranno presenti la nostra parlamentare, la nostra cittadina alla Camera piemontese, Silvia Chimienti, la cittadina al Senato, Enza Blundo, poi ci sarà il nostro candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Moncalieri, Luca Salvatore, insieme ai candidati della lista di Moncalieri. Io farò un po' da così introduzione, presenterò l'evento. Quindi, moncalieresi e non, vi aspettiamo domani. Ciao! Partiamo con i nostri aggiornamenti sulla cultura. Ricordiamo che nell'ultima seduta di Consiglio regionale è stato approvato il nostro ordine del giorno che chiedeva l'istituzione degli Stati generali. Speriamo che sia veramente il punto di partenza per avviare un percorso condiviso con tutte le realtà che lavorano nel campo della cultura e che possa portare a un evento che sia proprio finalizzato alla revisione delle leggi regionali in questa materia e anche a una migliore distribuzione dei finanziamenti. Passando invece al nostro tema della settimana, ricordiamo che venerdì c'è stato il convegno intitolato Sperimentazione animale, andiamo oltre. Si è tenuto al centro incontri della regione ed è stato un evento molto interessante che ha visto la partecipazione di studiosi come il professor Massimo Filippi, la dottoressa Candida Nastrucci e abbiamo avuto in collegamento la dottoressa Susanna Penco da Genova e i nostri rappresentanti nelle istituzioni, Mirko Busto e Eleonora Evi. Trovate il video dell'evento a questo indirizzo. Per quanto riguarda i prossimi giorni, saremo impegnati sul bilancio e sulla legge finanziaria. Noi ci impegneremo per cercare di distribuire in modo più razionale ed evitando gli sprechi le risorse regionali. In particolar modo io mi concentrerò sulla cultura, cercando di dare maggior sostegno a tutte quelle realtà che non riescono a sopravvivere senza l'aiuto delle istituzioni e poi ovviamente tutto quello che riguarda il tema lavoro e tutto quello che riguarda il tema industria e sviluppo economico. Salve a tutti, questa settimana, come tutti noi, mi sto occupando di bilancio previsionale della Regione Piemonte.
In particolare deve partire l'attività emendativa, sono state concluse le presentazioni dei vari assessori in capo alle materie di competenza ed è ora di cominciare a ragionare sulle cose che vorremmo noi del Movimento 5 Stelle che venissero previste come spese. Quindi andremo a incidere su vari argomenti di cui magari parleranno i miei colleghi. Io quello su cui mi vorrei concentrare sono due temi, anzi tre: agricoltura, energia, agenda digitale. Sul tema in particolare dell'agenda digitale, costruire una proposta, una previsione di bilancio trasversale in modo che effettivamente si possa fare un progetto, una legge anche regionale di agenda digitale che costruisca il sistema Piemonte. Sistema Piemonte che vuol dire istituzioni, che vuol dire enti pubblici, ma che vuol dire anche cittadini, aziende, che vuol dire identità digitale, che vuol dire accessibilità delle informazioni e sistemi informativi che si parlano. Oggi, se siamo nella situazione drammatica in cui ci troviamo, è anche perché non esiste una capacità di conoscere le situazioni in tempo reale a livello di chi governa. Questo è uno degli obiettivi fondamentali di un'agenda digitale che veda la pubblica amministrazione come attore. Altra parte importante, ovviamente, è la parte che seguo io di agricoltura, in cui vogliamo incidere sul fatto che si prevederanno dei fondi per far partire un PSR che ad oggi non esiste, quindi vogliamo capire bene, e questi soldi sono stati messi lì, anticipati, a scapito di altre voci del bilancio dell'agricoltura, proprio perché non è ancora approvato il piano di sviluppo rurale da parte dell'Unione Europea, e ultima parte, la parte di piano energetico regionale, di cui c'è una bozza approvata, su cui noi vogliamo provare a incidere in maniera costruttiva ed importante. Chiudo ricordando qualche appuntamento. Io sarò a Villanova Mondovì sabato 11 domani alle 17:30 a parlare di partecipazione politica a un convegno in cui ci sono gli esponenti degli altri partiti. Ricordo poi sabato pomeriggio avrà l'evento sulle PMI che parlerà e spiegherà il microcredito con 4 parlamentari del Movimento 5 Stelle presenti. E infine la settimana prossima, lo ricorderò poi nel video della settimana prossima, il 18 sabato sera io a Peveragno, nel comune dove abito, farò un rendiconto di 8 mesi di attività in consiglio regionale. Grazie. Mercoledì abbiamo chiuso l'analisi del bilancio con la parte riguardante la sanità, quindi la quota più importante del bilancio regionale, oltre 8 miliardi di euro, la cui finanziamento è quasi totalmente a carico dello Stato. Come sapete, Renzi ha tagliato di 170 milioni di euro il fondo per la Regione Piemonte, quindi abbiamo difficoltà anche sulla sanità. Mancano ad oggi ad esempio i 120 milioni per l'emergenza urgenza 118 che dovranno essere trovati dall'efficienza, dei risparmi, dei tagli che verranno fatti sulla sanità in generale. Manca totalmente un piano della prevenzione regionale di cui si aspettano risorse statali che non sono state messe dal governo Renzi, quindi chiederemo anche in questo senso finanziamenti. E ci sono dubbi per quanto riguarda l'edilizia sanitaria. La regione non ha messo fondi, si aspettano anche qui fondi statali, ma chiediamo come si possa pensare di progettare due nuovi poli di eccellenza ospedalieri a Città della Salute di Torino e di Novara senza risorse regionali e con incertezza del patto nazionale. Un ultimo tema importante è la carenza di fondi per quanto riguarda l'IPLA e la lotta alle zanzare. Può sembrare un tema secondario, ma senza una lotta seria appunto al fenomeno delle zanzare, nelle nostre territori della regione Piemonte, tra cui Vercellese e Novarese, in cui vi sono le risaie come principale attività agricola, le conseguenze dal punto di vista sanitario saranno notevoli.